sofferto, specialmente nel secondo tempo, quando la Juventus ha preso l'iniziativa del gioco. Ma è stata una vittoria meritata, che nelle ultime battute avrebbe potuto essere ancora più sostanziosa. L'ex Viola Baggio, tanto atteso alla prova, forse tradito dall'emozione del ritorno, non ha giocato come è nelle sue possibilità e al 19° della ripresa è stato sostituito. La Fiorentina è passata in vantaggio al 41° su calcio di punizione concesso dall'arbitro Lobello per fallo su Borgonovo. Ha calciato Fuser, la palla ha battuto nell'interno di un palo ed è andata in rete. Nella ripresa la Juventus ha preso in mano le redini dell'incontro e al 6° minuto ha ottenuto un calcio di rigore per un fallo di Salvatori su Baggio. De Agostini ha tirato raso terra sulla sinistra di Mareggini, il portiere viola bravissimo ha deviato in angolo. Ancora un attacco della Juventus con Hasler, quindi con Alessio che da due passi colpisce male la palla e Mareggini salva. Al 42° la Fiorentina per poco non raddoppia con Orlando servito da Fuser. Due parole sul pubblico, pubblico delle grandi occasioni, pubblico entusiasta.